Sì, abbiamo subito raggiunto i due tecnici, mister Vittorio Perrotta della Paolana e mister Antonio Presta per i padroni di casa del Trebisaccio. Allora, come sempre per dovere d'ospitalità partiamo dal mister della Paolana. Allora, mister, l'abbiamo vista in polo, maniche corte all'1 di febbraio. Quanto ha sofferto, quanto l'ha fatta soffrire questo pareggio per 0-0 ottenuto con le unghie e con i denti? Beh, tutta sofferenza è cercare di stare in partita con la squadra. Quando un allenatore subentra come il mister, bisogna provarle tutte, cercare di lavorare e tenere alta la concentrazione. Se siamo subentrati è perché c'erano delle problematiche, quindi cerchiamo in tutti i modi di non poter correggere tutto, ma cercare di limare e limitare il più possibile la partecipazione nostra con la squadra, semplicemente perché vogliamo a tutti i costi provare in tutti i modi a salvarci. Mister Antonio Presta, 1-0-0 che però lascia un po' con l'amaro in bocca in virtù anche delle due chiarissime occasioni da rete sventate da un Loccisano strepitoso, se devi dire, ma create da un altrettanto funambolico, come dire, Alassane. Sì, abbiamo queste caratteristiche, stiamo cercando di migliorarle giorno dopo giorno. Oggi abbiamo fatto una ottima prestazione, secondo me. Di più io alla squadra non posso chiedere, fermo restando che abbiamo comunque un blocco mentale, ogni tanto esce fuori, una volta si chiamava coniglio. Bene, quella paura di non farcela, io invece vorrei che le squadre attaccassero sempre comunque, una spregiudicatezza. Va bene, oggi ci abbiamo tentato, il secondo tempo secondo me c'è stata una sola squadra in campo.